pubblico di Porta a Porta. Buonasera a Giorgia Meloni, che è presidente di Fratelli d'Italia. Sì. Con lei parleremo tra poco, dopo il telegiornale dei coprifuoco, delle riaperture, dopo la notizia un po' sorpresa di questa sera che il governo ha rinviato la cabina di regia sulle riaperture a lunedì 17. Quindi a quanto pare non ci saranno prolungamenti di orario oltre le 22, almeno fino a lunedì 17 da quei giorni. Parleremo anche di tante cose, gli immigrati, i rapporti del centro-destra, le candidature, ma vorrei partire con una sua dichiarazione molto forte stasera, della tarda sera. Oggi hanno, sono stati indagati 11 persone, tra cui giornalisti, professori universitari, accusati di rete sovranista, ma soprattutto accusati di pesantissime insulti o peggio per il Presidente della Repubblica. E lei dice: aspettiamo gravi accuse, altrimenti questo è regime. Ma guardi, io non ho gli elementi per valutare la questione nel merito, però ho letto delle cose che francamente sono molto curiose. E poiché non solo indagare, ma perquisire dentro casa persone che, alcuni dei docenti universitari, giornalisti, si dicono alcuni, i commenti che avrebbero fatto altri sotto i loro post. Lei capisce che invece è scivoloso chi usa un post, eccetera. Ho capito, ma chi usa un post non è responsabile dei commenti che scrivono sotto, direttore. Dopodiché, una cosa è vilipendio al capo dello Stato, e quindi vedremo quali sono le accuse. Altra cosa è una rete sovranista. Che accusa è rete sovranista? Che non va bene al regime? No, allora, siccome la notizia è uscita in maniera un po' curiosa, io ho detto semplicemente, mi aspetto di sapere che nel momento in cui si va a perquisire la casa della gente e si indagano le persone, le accuse siano effettivamente gravi, perché sono girate delle notizie, appunto io non ho gli elementi, chiedo di avere gli elementi, perché altrimenti effettivamente la cosa è un po' curiosa. La raffica di insulti nei confronti del Presidente della Repubblica gli ha portato anche alla solidarietà. Ma certo, ma per carità, ma anche io faccio la solidarietà al Presidente Mattarella e non ho mai mancato di farla, come lui l'ha fatta a me, ma e purtroppo gli esponenti politici, nel caso il Presidente della Repubblica, che è un simbolo, una bandiera, per carità c'è anche il reato di vilipendio. Però ripeto, le persone indagate sono accusate di vilipendio? O sono accusate di vilipendio, come ho letto in alcuni, su alcuni media, o sono accusate di vilipendio perché altri hanno commentato sotto i loro post vilipendendo il capo dello Stato? Perché gli ha dato noia la parola sovranista? Beh, certo, mi ha dato anche noia che si dicesse indagati per una rete sovranista, perché non mi risultava che fosse un reato essere sovranisti, o sì? No, allo Stato. Lei capisce che, così, siccome no, io vengo definita sovranista ogni giorno, vabbè, un po' la cosa mi preoccupa. Che cosa ci sta sotto? No. Va bene, qualche minuto del TG1 e poi Giorgia Meloni, a tra poco. Porta, e di nuovo buonasera a Giorgia Meloni, presidente dell'Italia, appena sbarcata da Madrid, dove è andata a salutare i suoi colleghi di Vox. I nostri diciamo alleati, fratelli spagnoli, che hanno ottenuto un ottimo risultato nelle elezioni di Madrid, che stanno crescendo come Fratelli d'Italia in Italia nei sondaggi. C'è un rapporto però molto forte. Però lì ha fatto il Partito Popolare, per dirla. Sì, certo, però non era facile con il risultato straordinario che la candidata del Partito Popolare, tra l'altro, ha ottenuto con una politica di riaperture, va detto, e mantenere, insomma, e fare il risultato che comunque Vox ha fatto. La particolarità è che non ha tolto consenso ai nostri alleati del Partito Conservatore, e chiaramente lavoriamo per allargare il fronte dei conservatori, per creare nuove alleanze, per rafforzare il nostro... la nostra presenza in Europa, quindi lavoriamo per costruire un'Europa diversa, secondo il nostro modello confederale, siccome si sta aprendo
si apre proprio in queste ore la conferenza sul futuro dell'Unione, penso che anche i conservatori con il loro modello confederale debbano essere protagonisti di questa stagione. Allora, la notizia della serata, a parte la vicenda Mattarella della quale abbiamo parlato prima, è la decisione del governo, siccome probabilmente, lo so, Draghi si è sentito abbastanza tirare per la giacca, bisogna aprire, facciamo il 23, 24, no, vogliamo tutto, cioè, ha detto, sai che è rinviato tutto a lunedì 17. Quindi questo lascia capire che lunedì 17 non avremo un prolungamento di orario. Non vorrei nemmeno chiederle un parere. No, ma guardi, conferma purtroppo un parere che io ho già espresso, e cioè che sul tema delle chiusure Draghi è più rigido di Conte. È più rigido del precedente governo. Beh, no, lei il 26 aprile non se la sarebbe aspettato nemmeno lei, dai. Nessuno aspettava la riapertura, sia pure alle 10 di sera il 26 di aprile. No, scusi. Noi parlavamo, speravamo tutti in maggio e poi è arrivato il 26 aprile. No, scusi. Lo scorso anno Conte riaprì di 18 maggio i ristoranti all'aperto, al chiuso, il giorno, la sera, e il coprifuoco contagi non esisteva. Zero, morti zero. No, beh, no, contagi non erano a zero, avevamo tenuto sotto controllo la pandemia, ma i contagi non erano a zero. Dopodiché quelle riaperture che Conte fece non comportarono un nuovo aumento dei contagi, perché noi sappiamo bene che quando arriva il caldo, quando arriva la stagione estiva, è più difficile. Sì, però poi ce la siamo goduta ed è andata come no, andata. No, direttore, anche qui io non sono d'accordo, nel senso, poi noi ce la siamo goduta e non è successo niente. Il contagio è ripartito a ottobre, ed è ripartito, cioè, quando, senza che il governo avesse messo in sicurezza, diciamo, le riaperture delle scuole e della, diciamo, la ripresa della stagione lavorativa, e quindi senza che il governo avesse potenziato i mezzi pubblici, messo in sicurezza gli anziani e fatto le decine di cose che sì, chiediamo da un anno, e chiaramente le persone hanno ricominciato a stiparsi sui mezzi pubblici per andare a scuola e per tornare al lavoro. Guardi, perché il virus, l'incubazione del virus, da quello che ci dicono diciamo persone più esperte di me, è 2 settimane. Il contagio è ripartito a ottobre, non è ripartito a settembre perché ci siamo goduti l'estate. Beh, però si ricorderà la Sardegna, le grandi feste, quelle non hanno aiutato, dai. Lì sono arrivati legioni di contagiati. Anche sulla Sardegna ci sarebbe molto da dire, perché io ricorderei che quando si avvicinava la stagione estiva, il governatore della Sardegna, un esponente del centrodestra, chiese il, diciamo, passaporto per entrare in Sardegna, che era una regione covid free, e il governo gli impugnò l'ordinanza, per cui si sarebbe potuto evitare anche quello. Però al di là dei casi che sono stati anche spettacolarizzati perché Briatore, il bilionaire, eccetera, obiettivamente l'estate passata facendo una vita normale, consentendo alle attività di lavorare, non ha prodotto risultati drammatici sul piano del contagio. Allora, vediamo Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buonasera. Due domande. La prima, questa storia della rete sovranista che tanto inquieta l'onorevole Meloni, che roba è secondo te? Ma non conosco i particolari, credo che sia abbastanza nei termini in cui diceva prima la Presidente Meloni, cioè che queste persone siano inquisite più per i commenti che per quello che avevamo detto, però nella rete internet, come sappiamo, tutta la materia delle responsabilità, quella che per noi che facciamo questo mestiere in modo professionale è molto normata, molto regolata, nella rete internet lo è molto meno. La giungla. Vedremo. Però io, a proposito di quello che diceva prima la Presidente Meloni sul regime, sulla rete sovranista, sul diritto di esprimere certe opinioni, vorrei farle una domanda. Lei è rimasta praticamente da sola all'opposizione, dico praticamente perché poi c'è una piccola parte della sinistra radicale che sta pure all'opposizione del governo. Si sente libera di fare l'opposizione? C'è qualcuno o qualcosa che la limita? Perché a me pare che in questo momento le limitazioni più consistenti alla sua responsabilità, ai suoi diritti di partito d'opposizione, vengano dal centrodestra. Le hanno negato le presidenze delle commissioni bicamerali, lei continua a chiederle e non gliele danno. Guardi, per la verità viene dal centrodestra anche per il silenzio generale, scusi. Perché sicuramente, diciamo, l'attuale presidente è un esponente di centrodestra e non si sta dimettendo, però non mi pare che dai presidenti delle Camere, ai quali, come lei sa, sarebbe demandata la soluzione di questo problema, al resto dell'arco costituzionale, al di là di generiche dichiarazioni di intenti,
ci siano state prese di posizione. Cioè, il suo aiuto, no? No, ma non in aiuto mio, guardi, non è un problema di aiuto mio, perché la questione per me non va personalizzata. Il riconoscimento dei suoi diritti. È un problema di riconoscimento dei diritti dell'opposizione, cioè sul tema del Copasir, semplifichiamo, adesso il governo dovrà fare delle nomine sui servizi segreti. Ok? La legge che stabilisce che la presidenza del Copasir vada a un esponente dell'opposizione fu fatta contestualmente al fatto che la nomina dei servizi segreti non passava più dal Parlamento, e quindi si disse: il governo è libero di nominare i vertici dei servizi segreti sentito il presidente del Copasir, che è un esponente dell'opposizione, e si tiene il bilanciamento. Ora, quindi, nessuno dice niente. Noi stiamo andando verso un'Italia nella quale c'è un governo che nomina i vertici dell'intelligence sentito un esponente della sua stessa maggioranza? No, ditemi voi, ma se è una cosa normale. Ma i messaggini che finalmente vi siete scambiati con Salvini. Ma io non opposto a Salvini il tema del Copasir, perché io non penso che sia un problema tra me e Salvini. Poi quando ci vedremo, e ci vedremo, parleremo anche di questo con calma e con serenità. Ma io non ne sto facendo né una questione interna al centrodestra, né un tema di rivalsa. Se avessi potuto farlo, l'ho detto 100 volte. È una questione istituzionale. Ne faccio una questione. Io, guardi, che se avessi voluto creare il problema al centrodestra, avrei posto il problema della vigilanza RAI. Avrei posto il problema delle commissioni di garanzia? No, io ho posto il problema del Copasir, perché è l'unica commissione sulla quale c'è una legge che lo prevede. E poiché ho imparato che quando si smontano le regole della tenuta istituzionale si aprono dei precedenti che poi pagano tutti, io che penso che le istituzioni vadano difese perché sono una persona delle istituzioni, mi batto da sola, devo dire, per far rispettare una regola. Dopodiché però, su quello che riguarda la libertà dell'opposizione, dottor Sorgi, cioè la questione è: io ho visto tante volte l'utilizzo di due pesi e due misure in questa nazione, troppe volte, per cui se tu la pensi in un certo modo puoi fare quello che vuoi, se tu la pensi in un altro modo e diciamo viene utilizzato nei tuoi confronti un altro metro, tutti stanno zitti perché sei quello che sta dalla parte sbagliata. La democrazia non funziona così. Senta, visto che stiamo parlando dei rapporti del centrodestra, le candidature, oggi anche le imprese a Roma hanno detto: beh, insomma, dai, spicciatevi, noi rappresentiamo. Ma ci spicciamo tranquillamente, ma guarda. È vero che c'è un minimo riavvicinamento, per cui a Roma si era immaginato un Bertolaso, un ticket tra Bertolaso e una figura femminile di Fratelli Italia? Non ne abbiamo parlato, perché noi ci dovremmo vedere. Io ho scritto qualche giorno fa a Salvini, come si sa. Guarda, vediamoci, per favore vediamoci, perché da una parte vedo che appunto che Matteo dice: ah, basta, gli altri dicono solo no. Però questi no in teoria sarebbero stati detti su domande che non sono mai state formulate, perché io sono due mesi che dico vediamoci, 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 e altri hanno risposto: io i tavoli li faccio al picnic. Beh, se ci vediamo io sono in grado di rispondere a tutte le domande. Non è vero che ho mai posto veti. Io voglio vincere a Roma, a Milano, a Bologna, a Torino, a Napoli e in tutte le altre città nelle quali si vota. Quindi valuto tutte. Ma se continuate così mi pare difficile. No, non si preoccupi, guardi che siamo perfettamente in partita e lo faremo vedere. Dopodiché, chiaramente, siccome sono città molto importanti e sono sfide anche complesse, perché non sono città storicamente di centrodestra, secondo me è anche utile capire che cosa accade nel campo avverso. Non è vero che chi dice che noi dovevamo giocare d'anticipo. No. Adesso sappiamo qual è lo scenario e ci aiuta a fare delle valutazioni. La lite tra PD e 5 Stelle ha fatto un bel regalo su Roma. Questo l'ha detto lei, ma al di là di questo. Io vorrei vincere. A Milano le piace o non le piace? Albertini è sicuramente un candidato autorevolissimo. Bertolaso è sicuramente un candidato autorevolissimo. Secondo me vanno messi sul tavolo, vanno fatte tutte le valutazioni del caso. Non credo che sia una cosa intelligente parlarsi su questo tema sui giornali, perché si fa il gioco dei propri avversari, perché in queste cose si fanno delle valutazioni pro, contro, debolezze, forze, si mettono sul tavolo e si stabiliscono. Voglio solamente ribadire che non c'è mai stato da parte di Fratelli d'Italia un veto su nessuno, e per esempio il nome di Albertini non è mai proprio stato posto in nessun confronto. Anche perché a me nessuno lo ha mai chiesto. Anche perché non lo pone lui, tutte le volte che lo pongono lui precisa che non lo vuol fare. Al di là di questo, ma al di là di questo, io tutti quanti, se non sono sicuri che loro si sono messi d'accordo, ma perché si devono Ma per carità, certo, ma per questo ha un senso che noi ci si veda e si prendano delle decisioni comuni. Per cui io ho sempre tenuto la stessa posizione. Non ho veti,
voglio vincere, sono disponibile su qualsiasi candidato che si riveli il candidato migliore. Però parliamoci, ma non sui giornali, parliamoci tra di noi. Non c'era una regola, diciamo una regola non scritta in questi casi, che prevedeva che, per esempio, Forza Italia otteneva il candidato sindaco di una certa città, Fratelli d'Italia lo otteneva di una certa altra città e la Lega lo otteneva in questo caso certa abbiamo città. Ha funzionato spesso questo meccanismo. In questo caso noi eravamo partiti da uno schema completamente diverso. Siccome sono soprattutto le grandi città che vanno al voto, sono tutte impegnative per noi, sono sfide complesse. 14 milioni di elettori. Esattamente. No, ma 14 milioni di elettori poi su città che, alcune sono proprio storicamente, esprimono sindaci di centrosinistra, altre sono comunque da combattere, non sono sfide vinte. Quindi noi avevamo ragionato su uno schema diverso, che non fosse basato, sull'egoismo del partito. No? Io Tot voglio Pinco. Ma che fosse invece... sul candidato migliore, anche pescando al di fuori dei partiti, e quello stavamo facendo, no? Per cercare anche di avvicinare una parte di cittadini che magari non sono sulle nostre posizioni esattamente, che possono essere invece rassicurati da un profilo diverso. Lì ci siamo fermati. Poi c'è stato il governo, chiaramente con le frizioni che questo comporta. Però voglio dire, non siamo in ritardo e, insisto, secondo me è anche intelligente capire prima cosa accade nel campo avverso, perché ti aiuta a valutare anche qual è la situazione nella quale ti muovi. Però spero che, domani una prima riunione. Senza i leader, però. Senza i leader, ma io sono sempre disponibile. Sherpa, però. Come si fa? I dirigenti sono sempre tutte figure autorevoli, per cui è possibile anche che qualcosa si decida. Ma in ogni caso, io sono disponibile giorno e notte. Per quando vogliamo parlare, basta che risolviamo. Coprifuoco e le nuove regole con Elisa Calessi e Andrea Conte. La data su cui si litiga è il 17 maggio, lunedì prossimo. Il giorno in cui il governo potrebbe essere costretto a decidere è giovedì, quando il Senato sarà chiamato a discutere tre mozioni, due di centrodestra, una di Italia Viva. Chiedono la stessa cosa, riaprire quanto è ancora chiuso e superare il coprifuoco. Il centrodestra vorrebbe già da lunedì prossimo, PD, Movimento 5 Stelle e LeU frenano. Aspettiamo i dati del 21 maggio, insiste il ministro Speranza, solo allora vedremo gli effetti delle riaperture del 26 aprile. In mezzo c'è il premier Draghi, che condivide la necessità di ritornare alla normalità, ma non vuole fare il passo più lungo della gamba. Salvini lo chiede da settimane. Oggi, a sollevare il tema a Palazzo Chigi, alla fine della riunione sul nuovo decreto sostegni, è stata il ministro di Forza Italia Maria Stella Gelmini. Ci eravamo detti che a metà mese si sarebbe fatto un tagliando, a spalleggiarla anche Giancarlo Giorgetti. I dati migliorano, la vaccinazione è in granato, è urgente rivedere le misure, e a loro si è aggiunta la ministra di Italia Viva, Elena Bonetti. Richieste, osservano altre fonti di maggioranza, che sarebbero arrivate quando il premier era già andato via. Lo hanno fatto solo per piantare le loro bandierine, era la chiosa, per quanto poi nel pomeriggio dal Nazareno hanno fatto sapere che anche il PD è favorevole a discutere di riaperture. Ma l'offensiva del centrodestra non finisce qui. Al Senato, Lega, Forza Italia e il partito di Toti hanno presentato una mozione che impegna il governo a rivedere i parametri per decidere le zone, a superare il coprifuoco, a riaprire ristoranti e bar al chiuso e centri commerciali nel weekend, a consentire le feste di matrimonio. Una simile mozione l'aveva già presentata Fratelli d'Italia e anche Italia Viva ne ha depositata una. Ora aspetta Draghi decidere. Marcello, secondo te perché Draghi ha spiazzato fissando al giorno atteso per il... La notizia era così fresca, praticamente prima che cominciassimo a discutere in questo programma, per cui non ho dei retroscena. Ho pensato però questo, che dipenda dai dati, cioè la curva dei dati, secondo me, sta calando così rapidamente da superare le migliori previsioni. E allora a questo punto la tentazione di imporre una settimana in più di coprifuoco per poi poter presentare dei dati molto positivi, assolutamente paragonabili a quelli degli altri grandi paesi europei, dove in Inghilterra siamo quasi a zero morti, poche migliaia di contagiati e così via anche negli altri paesi. Credo che questa tentazione, questa è una spiegazione, secondo me, razionale. L'altra potrebbe essere che a Draghi non è piaciuto queste che nel servizio venivano definite le bandierine, cioè che tutti i partiti piantassero le bandierine per non farsi
come dire, fregare uno dall'altro e dire siamo tutti per le riaperture, però poi è il governo che non riapre, ma il governo siamo noi, quindi se non riaprono non si capisce perché. Buonasera a Nino Cartabellotta, che è presidente della Fondazione Gimbe. La Fondazione Gimbe è quella che ogni settimana ci dà il report di come stanno andando le cose. Allora, io sono sempre un ottimista e quindi come tale pericoloso, però ci hanno sempre spiegato, e ci avete spiegato, che il contagio più o meno si ha entro i 14 giorni. Ora, toccando tutti i ferri del pianeta, 14 giorni sono scaduti ieri, dal 26 di aprile, e oggi abbiamo avuto il più basso numero di contagi da ottobre. Abbiamo ancora un numero spaventoso, secondo me, di morti, 250 morti, però ci dicono fonti autorevoli, per esempio a Brignani, Fabrizio CTS, che secondo gli esperti i morti crolleranno improvvisamente, come dall'altro, con l'aumentare delle vaccinazioni. Allora, se già siamo, vicini ad essere fuori pericolo, in genere si misura il venerdì queste cose, lei li dà il giovedì, oggi siamo ancora a martedì notte, ma insomma, tutta questa cautela è ancora così motivata? Ma guardi, noi in questo momento siamo nella fase discendente della terza ondata, sia per quello che riguarda il numero dei casi positivi, che dal 28 marzo a oggi sono passati da 573.000 a 373.000, quindi li abbiamo ridotti di 200.000. In due mesi. Per quello che riguarda gli ospedali, che si stanno progressivamente svuotando, gli ospedali, i posti letto di area medica al 6 aprile erano praticamente quasi 30.000 e a questa sera sono meno di 15.000. E le terapie intensive sempre guardiamo la scheda sulle terapie intensive, che è abbastanza indicativa. Avevano raggiunto il picco e si vede benissimo come praticamente la montagnetta sta scendendo e siamo arrivati a poco più di 2.000. Però va precisato una cosa, che questo risultato è stato ottenuto e riflette 6 settimane d'Italia di colore rosso e arancio, dal 15 di marzo al 25 di aprile, quindi sono esattamente 6 settimane. Gli effetti di quello che di fatto è l'Italia prevalentemente tutta gialla a partire dal 26 di aprile, in particolare dalla settimana successiva, noi li cominceremo a vedere dalla settimana prossima, perché le 2 settimane allora non biologiche è che entro 15 giorni perché c'è una settimana di ritardi di notifica che poi finisce in qualche maniera per allungare a 3 settimane. Infatti, diciamo, la finestra temporale su cui l'Istituto Superiore di Sanità valuta i dati sono sostanzialmente da 2 a 3 settimane, e ovviamente volendo essere più prudenti si sposta di 1 settimana in avanti. Questa è la motivazione che, a mio avviso, quindi in che giorno noi secondo lei potremmo essere, se ci andrà bene, tocchiamo ferro, relativamente tranquilli? Noi entro la fine della prossima settimana potremo vedere quelli che sono gli impatti delle riaperture avvenute dal 26 in poi. Poi è chiaro che questo dipenderà molto anche da quella che è la copertura della campagna vaccinale, perché noi in questo momento stiamo proteggendo molto le fasce anziane, praticamente noi abbiamo superato l'80% degli over 80 che hanno praticamente completato il ciclo. Siamo più indietro. Macchia di leopardo, lo vedremo nel prossimo servizio. Noi adesso ci avviamo un periodo, diciamo, di transizione dove noi avremo tanti contagi e meno ospedalizzazioni, motivo per cui domani ci sarà l'incontro tra governo e regioni che dovranno definire quali sono i nuovi parametri per la chiusura, perché quelli attuali, con quelli attuali, se la curva dovesse risalire, di fatto qualche regione potrebbe diventare arancione nel giro di un paio di settimane. Si stanno mettendo d'accordo. Sarebbe una beffa. Non la convince? Per carità, i dati io non mi convincono sempre, perché non sono opinabili. A me continua a non convincere la politica che viene fatta, per una serie di ragioni. Punto primo, non mi convince perché io continuo a essere poco persuasa del fatto che tra potenziamento dei mezzi pubblici e il coprifuoco fosse la seconda la misura più utile. Io continuo a chiedere a tutte le persone che incontro, cioè, il distanziamento serve o non serve? Se il distanziamento serve, non si può dire che sui mezzi pubblici, dove tutte le mattine noi continuiamo ad avere il coprifuoco, mentre abbiamo il coprifuoco la gente non può andare al ristorante, tutte le mattine noi abbiamo centinaia di persone appiccicate, ammassate nei mezzi pubblici, perché nessuno ha pensato a potenziarli. E quindi, secondo me, tra le due cose andavano potenziati i mezzi pubblici piuttosto che il coprifuoco. Tra l'altro, voglio dire, quello che è accaduto a Madrid, dove appunto la candidata del Partito Popolare ha vinto dopo una politica di riaperture dove non c'è il coprifuoco. Hanno avuto molti più morti rispetto al resto della Spagna. Adesso però non hanno niente. E c'è stata una politica di riaperture. Io credo che il coprifuoco sia una misura
a parte illegittima nel nostro ordinamento, ma è una misura assolutamente, diciamo, inutile ai fini del risultato. Anche perché, scusi direttore, noi abbiamo riaperto i ristoranti la sera, solo fuori, ok? La gente giustamente vuole uscire, fa caldo, belle giornate, eccetera. Ma è ragionevole ritenere che più comprimiamo l'orario in cui le persone possono uscire, più tendenzialmente si ammasseranno? Cioè, no, intanto per i ristoratori che già non possono utilizzare lo spazio interno e con il coprifuoco alle 10 non possono fare due turni la sera. Ma io ritengo sempre la stessa cosa, e cioè che, punto primo, il governo dovrebbe riaprire le attività, adesso poi le parlo di una mozione che arriva di Fratelli d'Italia in Parlamento, dovrebbe riaprire le attività, dovrebbe consentire a tutti di fare quello che vogliono fare con protocolli stringenti. Mi devi dire quali sono i protocolli di comportamento. Ma la limitazione della libertà delle persone, dopo più di un anno dall'inizio della pandemia, è qualcosa su cui ci dobbiamo interrogare. Perché se questo problema durasse i prossimi 5 anni, noi non lo possiamo sapere, vaccini, ma poi ci sono le varianti, no? Che cosa faremmo noi? Perché certo che il diritto alla salute è un grandissimo diritto fondamentale, ma anche il diritto alla libertà. E allora a un certo punto bisogna trovare un equilibrio. Conviviamo, le dice. Conviviamoci, e conviviamoci come? Facendo cose più utili, io insisto, mezzi pubblici, messa in sicurezza degli anziani, tutta una serie di cose che noi abbiamo, i protocolli domiciliari. Perché il tema del numero dei morti che noi abbiamo, più alto in rapporto al numero dei contagi, quello è un problema sanitario, non è un problema di contagio. È che noi siamo arrivati molto tardi sui protocolli domiciliari, non abbiamo spiegato alla gente come doveva monitorare il Covid, per cui molto spesso le persone sono arrivate al pronto soccorso quando era già un po' tardi. Perché invece di comprare i monopattini non abbiamo comprato i saturimetri e l'abbiamo mandati a casa della gente dicendo monitorate la saturazione dei vostri polmoni? Non lo so, alcune cose sensate. Dopodiché, in ultimo, aggiungo solo questo. Noi ormai non combattiamo più la pandemia, noi combattiamo una sindemia, che è una cosa diversa. Sindemia significa una serie di problemi enormi di natura sanitaria, sociale, economica, che derivano da una malattia o da una pandemia. Cioè noi oggi abbiamo malati che non sono stati curati adeguatamente in tutto il periodo del Covid e che chiaramente si sono aggravati. Abbiamo giovani sui quali sta aumentando la depressione, problemi di disturbi del comportamento alimentare, perché a questi ragazzi è stato tolto tutto. Abbiamo anziani che chiaramente hanno peggiorato la loro condizione, e abbiamo attività economiche che chiudono a centinaia di migliaia. Bisogna curare la sindemia, non solo la pandemia, perché noi rischiamo di curare la pandemia e di peggiorare la sindemia. I provvedimenti economici del governo la convincono? Vediamo quelli nuovi, finora poco, come lei sa, vediamo quelli nuovi. Comunque, sul tema delle riaperture e sul tema del centrodestra, la maggioranza, il governo, eccetera, tutti vogliono le riaperture? Perfetto. C'è una bella mozione di Fratelli d'Italia che arriva al Senato giovedì e che chiede riaperture con protocolli, che chiede di abolire il coprifuoco, che chiede anche di togliere l'obbligo di mascherina all'esterno, perché ci hanno detto che all'esterno il contagio non c'è. Io sempre seguo dati della scienza, perché non mi invento niente. Ma il viceministro Sileri dice appena avremo 30 milioni di vaccinati si potrà fare questo. Però già oggi ci dicono che il contagio all'esterno non esiste, per cui l'obbligo di mascherina all'esterno, così come il coprifuoco per evitare la movida all'esterno, in teoria non avrebbero senso, se sono veri questi dati, perché io seguo quello che dice la comunità scientifica. E quindi noi abbiamo messo anche abbiamo chiesto il divieto di togliere il divieto di restrizioni in casa, di ospitare persone in casa. Queste misure, queste richieste arrivano in una mozione di Fratelli d'Italia giovedì. Se il centrodestra e Renzi, che dicono di essere d'accordo alle riaperture, la votano, passa, eh? Lei lo sa che quando uno sta in maggioranza ha difficoltà. Lo so, direttore, votare, certo che lo so, però c'è pure un altro problema in questa maggioranza. Io lo so, però le posso dire una cosa. A me pare che in questa maggioranza la sinistra pretenda di avere i voti del centrodestra per fare quello che vuole fare lei. Allora, se il governo è di unità nazionale, questo lo dico ai beneficio dei miei alleati, ci si deve incontrare a metà strada. Se io voglio togliere il coprifuoco e tu lo vuoi alle 10, minimo me lo metti alle 11, perché se tu me lo vuoi tenere alle 10 fino a giugno, e questo non si può fare. No, quindi io credo che loro dovrebbero reagire, perché la sinistra, che accusa la Lega, segnatamente Salvini, di non essere leale con la maggioranza, è in realtà lei a non essere leale con la maggioranza, pretendendo di avere i voti di un pezzo di centrodestra per fare le cose che faceva prima. Non si può fare. In politica ci vuole una sintesi, no? Penso io. Non so. Sì, diciamo che la politica è quello che la Presidente Meloni ha appena descritto. Però in mezzo a questo c'è il problema degli scienziati, no? Cioè tutta questa storia del Covid è una storia in cui c'è il governo, l'opposizione, i partiti della maggioranza che la pensano uno diversamente dall'altro, e
poi in mezzo c'è questo potere che si è costituito, che è il potere degli scienziati, i quali tutte le volte che viene presa una decisione che non condividono, si impuntano e dicono fate così, vedrete cosa succederà. Però è relativo, questo, perché per esempio sul coprifuoco, il CTS ha dichiarato di non essere... Consiglio all'anatema, perché sì, abbastanza... Però per esempio sul coprifuoco il CTS ha detto che non è stato sentito, cioè sul tema del mantenimento del coprifuoco il CTS ha dichiarato il nostro parere non è stato richiesto, per cui pure quei scienziati quando servono, cioè diciamo vengono utilizzati a momenti alterni, quando servono servono, quando non servono voi non dite la vostra. Ma guardi, dottor Vescia, io mi sono espresso subito perché a me piace essere molto equilibrato nelle valutazioni. Nel momento in cui si è scelto di riaprire, se si sceglieva di rimanere chiusi, ma se si sceglie di riaprire soprattutto il ristorante la sera piuttosto che i cinema e i teatri, quell'ora in più non può avere, diciamo, degli impatti straordinari. Il cinema sta di massacrati completamente. Tutto il mondo dello spettacolo, c'è stato un impuntamento politico da una parte e dall'altra, per cui si è rimasti, diciamo, con il coprifuoco alle 22. Però sarebbe stata una misura di buonsenso nel momento in cui si decideva di riaprire e lasciare alle 23. Allora, vediamo un momento l'aggiornamento dei vaccini e la criticità che c'è in alcune regioni con Marzia Maglio. Il generale Figliuolo alza il tiro e per giugno punta a 1 milione di vaccinazioni al giorno, anche grazie all'aiuto dei medici di base e delle farmacie. Ma per adesso il target di 500.000 dosi giornaliere è già complesso, anche perché parte dei vaccini è destinata alla seconda dose, che ora da più parti si tende a posticipare il più possibile. Poi resta il problema di AstraZeneca, il secondo vaccino più diffuso in Italia, per ora stoccato, spesso rifiutato e a cui la Commissione europea ha negato il rinnovo del contratto. Un farmaco che secondo EMA, agenzia europea, sarebbe sicuro ed efficace, buono per la seconda dose, ma che per ora resta fermo in giacenza in tanti ospedali, per lo più sostituito da Pfizer e da Moderna. Finora sono 24,5 milioni, circa un terzo della popolazione, gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose, e 7 milioni e mezzo gli immuni, coloro cioè che ne hanno ricevute due. Raggiunte le 30 milioni di dosi, secondo alcuni il 22 di giugno si potrà pensare di togliere la mascherina nei luoghi aperti. Anche se ancora una volta i ritmi sono diversi da un luogo all'altro. Molte le regioni, come la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e l'Abruzzo, che stanno per vaccinare gli over 50. Ma i risultati dipenderanno anche dal numero delle prenotazioni, mentre entro fine anno si attendono notizie sui vaccini per ragazzi e neonati. Ma le contraddizioni non mancano. In moltissime regioni gli over 80 restano in gran numero non vaccinati. In serio ritardo la Toscana, la Campania, l'Umbria, la Puglia, la Liguria, la Calabria, la Sicilia, dove il 40% circa di chi ha più di 80 anni non ha ricevuto neppure la prima dose. E intanto si corre per assicurare ai turisti isole Covid free. Salina, Lampedusa, Linosa sono a buon punto, quasi immunizzate, e nei prossimi giorni si parte con vaccini a Raffica, a Ustica, Pantelleria e alla Maddalena. Mentre Capri, Ischia e altre isole già lo sono. Guardate un momento questa grafica, le vaccinazioni per fascia di età. E voi vedete che, nelle prime fino ai 19 anni non c'è niente. Pfizer adesso dice che in autunno avremo anche il vaccino per i neonati. E poi vedete, cominciamo dai 40-40-49, insomma, l'84% non ha avuto niente. 50-59, il 76% non ha avuto niente, ma quello che preoccupa, siccome viene considerata dai 60 in su, no? Esatto. Che hanno, c'è un tasso di mortalità non irrilevante purtroppo, oltre i 60 anni, vedete che la striscetta in fondo, quella verde, è il ciclo completo e quindi siamo intorno a poco oltre il 10%. Poi con quell'arancio andiamo tra il 40 e il 50 ed è soltanto una dose e più della metà, il 51%, non ha avuto niente. 70-79 e ancora c'è più di un quarto della popolazione che non ha avuto niente e ancora un 10% degli over 80 che non ha avuto niente. Questa cosa io non ho capito francamente, questa discrezionalità delle regioni perché
uno vaccina quelli del 50, quelli... Perché il governo l'ha consentita. Perché il governo l'ha consentita. Lo dicevamo in un'altra... No, Figliuolo per la verità a un certo punto ha detto basta, si va per fasce di età. Che è successo? Il governo che è competente su questa materia a norma di Costituzione, perché l'articolo 117 della Costituzione dice che la profilassi internazionale è competenza del governo, ha scelto di demandare alle regioni questo tema. Avrebbe potuto e dovuto gestirlo, avrebbe dovuto dare delle indicazioni perentorie alle regioni e le regioni le avrebbero dovute seguire a norma di Costituzione. Se non è accaduto è perché il governo non lo ha fatto, cioè il governo sta facendo moral suasion. Anche il presidente Draghi è arrivato in conferenza stampa e ha detto ma non vi vergognate. Sì, vabbè, ma sei tu che lo devi decidere. Quindi il governo avrebbe dovuto mandare un'indicazione perentoria alle regioni dicendo questi sono i vostri parametri e non potete sconfinare da questi parametri. Invece io leggo le dichiarazioni del presidente De Luca che in campagna dice io me ne frego e non vaccino gli anziani e nessuno neanche gli risponde. Per cui il governo ha fatto una scelta che secondo me allora, è una scelta sbagliata. Abbiamo sempre fatto i complimenti questa trasmissione alla Regione Lazio, perché la Regione Lazio in effetti è andata a facilità di prenotazione e tutti quanti ne siamo testimoni, però veramente nessuna fila, proprio è impressionante, nessuna fila agli ospedali. Cioè, oggi però ci ha sorpreso un'intervista dell'assessore D'Amato al Corriere della Sera, in cui sostanzialmente dice che ciascuno ha il diritto di scegliersi il vaccino. È un precedente abbastanza. Però nel nostro ordinamento funziona così. Capito, io sono d'accordo, invece devo dire, con l'assessore D'Amato, che è una persona molto distante da me culturalmente parlando, però nel nostro ordinamento funziona così. E come facciamo? Il trattamento sanitario non è un trattamento che ti si può imporre, punto, il tipo di trattamento sanitario. Capito, però allora dobbiamo aspettare. Allora, siccome ci hanno spiegato che AstraZeneca è il peggiore del mondo e poi in realtà ha meno complicazioni di Pfizer, ma nessuno lo dice, così. Meno Pfizer ha più problemi di AstraZeneca. Allora, tutti vogliono Pfizer, nessuno piglia più AstraZeneca e quindi dobbiamo ritardare. La questione è questa, secondo me. La questione è che la gestione di questa vicenda dei vaccini, ma non solo a livello nazionale, anche a livello internazionale, è stata scandalosa, vergognosa. Intanto sui vaccini si gioca una guerra geopolitica e voglio dire, ci dobbiamo dire la verità. Di questo ce ne siamo accorti. Ok, perché... Anche le limitazioni, cioè il fatto anche che determinati governi scelgano, per esempio su un vaccino come lo Sputnik, per carità, io non ho gli elementi per valutarlo, però il governo ha gli elementi per valutarlo, addirittura non di non somministrarlo e di non riconoscerlo se tu l'hai fatto. Cioè, se stanno vaccinando decine di milioni di persone, cioè il fatto che dietro ci siano interessi di altra natura è palese, ma in un momento come questo io non penso che si possa giocare una partita geopolitica. Dopodiché c'è stata una confusione nella comunicazione che è normale che generi il panico, Vespa, perché voglio dire, fino a ieri ci dicevano AstraZeneca assolutamente massimo a 55 anni, il giorno dopo dico adesso lo diamo a tutti i sessantenni e a tutti i sessantenni gli prende un colpo, ma è normale, ma perché è stata gestita male, allora a maggior ragione perché è stata gestita male. Io penso che se noi vogliamo ottenere un successo reale nella campagna di vaccinazione, oltre a fare una comunicazione appunto più chiara, ok, chiara, sincera, trasparente, il tema dei contratti secretati da parte dell'Unione Europea con le case farmaceutiche è un'altra cosa indegna di tutta questa vicenda, dobbiamo fare comunicazione e dobbiamo anche consentire alle persone, attraverso chiaramente una maggiore disponibilità di dosi e secondo me anche di vaccini. Io, quando abbiamo mandato il piano vaccinale al commissario Figliuolo e al ministro Speranza, segnalammo loro che avrebbero potuto trattare con altre case farmaceutiche, chiaramente valutando con la comunità scientifica l'efficacia dei vaccini, in deroga al lavoro che aveva fatto l'Unione Europea. L'Italia poteva trattare con altri vaccini che esistono in giro per il mondo e approvvigionarsi con le dosi se quei vaccini erano buoni. Ha scelto di non farlo e siamo sotto. Però non è che poi puoi imporre alla gente di fare una cosa che tipo di non considera sicura. Che tipo di problema pratico può determinare la libera scelta del vaccino? Ma il problema reale che in questo momento stiamo vedendo è una quantità di dosi di vaccino AstraZeneca che stanno rimanendo, in particolare in alcune regioni, cito la Sicilia, il 53%, la provincia autonoma di Trento, in il 56%. Nessuno, l'hanno cominciato a dare ventenni e trentenni e hanno fatto la corsa. E questo sta determinando ovviamente uno spostamento di
quella che è la campagna vaccinale, che è diventata di fatto Pfizer dipendente, perché di Moderna abbiamo poche dosi, di AstraZeneca ne abbiamo, però in alcune regioni se ne somministrano molto poche, e quindi alla fine le regioni stanno spostando il target della vaccinazione da quelle che sono le fasce, diciamo, di persone più anziane che dovremmo mettere in sicurezza a persone più giovani. Infatti uno dei dati importantissimi che in questo momento manca è il fatto che noi al momento stiamo ragionando a prenotazione, non a chiamata. Quindi di quelle colonnine grigie che abbiamo visto poco fa, cioè di chi non è coperto sostanzialmente da nessuna dose, noi non sappiamo, cioè quelle persone bisognerebbe andarle a cercare una per una con la collaborazione dei medici di famiglia, perché noi al momento abbiamo dei sistemi che vengono gestiti attraverso la prenotazione. Per aumentare la copertura vaccinale nelle fasce più anziane, ovviamente bisogna anche ragionare con le chiamate. Diciamo a rischio il 27% di quelli tra i 70 e i 79, almeno escludendo i sessantenni, che pure invece hanno, esatto, dei problemi, e il 10% degli over 80, francamente, insomma. Anche perché certe regioni ci sono un sacco di rifiuti, cioè in certe regioni l'area Novax, che ovviamente non è politicizzata, non rappresenta un movimento, ma se prendi la Sicilia, il numero di gente che rifiuta il vaccino francamente è inspiegabile, assolutamente inspiegabile rispetto al rischio che corre, perché ci sono fasce di anziani che sono quelli più a rischio, si beccano il Covid, possono morire, che rifiutano il vaccino. Caltabellotta li ha censiti, sì, ma in molti casi appunto è figlio di quello che dicevamo prima, non è la campagna Novax, è la confusione che è stata fatta su alcuni vaccini, che alcune persone per la campagna sbagliata hanno paura a fare. Vaccino, a me è capitato appunto di avere persone che ti chiamano e ti dicono: senti, mi vogliono fare questo vaccino ma io non sono sicura, puoi chiedere, ho paura. Però non è che si può, non ce se la può prendere in questo caso. Guardi, col cittadino, se la deve prendere con la campagna delirante che è stata fatta. Presidente Laifa Palù, che è un virologo di serie A, all'inizio della storia disse AstraZeneca a tutti tranne alle donne che prendono la pillola. Lo disse qui la prima serata, prima che succedesse tutto il genere. Avessero seguito questa storia, davano Pfizer alle donne che prendono la pillola, Moderna, eccetera, e davano AstraZeneca a tutti quanti, ai centenari, ai cinquantenni, a tutti quanti. E lo disse. E ci hanno fatto molta confusione, per cui infatti, è normale infatti, che le persone siano infatti, spaventate. Infatti. Come si combatte? Con la trasparenza, con l'informazione però, chiara. Però su questo, onorevole, mi permetta, oggi i Novax rappresentano una percentuale piccola. Oggi ci sono quelli che potremmo definire i Nivax, cioè quelli che in realtà non sono convinti tanto da prenotarsi, ma non sono nemmeno contrari al vaccino. E in questo momento la campagna vaccinale ha bisogno di un supporto comunicativo da parte delle istituzioni per favorire l'adesione al vaccino, perché altrimenti noi tra qualche mese potremo accorgerci che il 30% delle persone che hanno tra 60 e 70 anni non le abbiamo vaccinate, non perché di fatto non si sono prenotate e noi non le siamo andate a cercare. E la mia impressione è che più noi scendiamo con le fasce d'età e più potrebbe aumentare questa percentuale di Nivax, quindi di persone che in realtà non sono contrarie al vaccino ma non sono sufficientemente convinte da farlo. Ma anche qui però, se posso dire, la comunicazione non è chiara, perché molte persone non sanno neanche che si devono prenotare loro e pensano che qualcuno le chiamerà. E lo dico per esperienza, le persone che incontro che te lo chiedono. Quindi evidentemente qualcosa sta mancando, con tutto che io penso il generale Figliuolo stia facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista rispetto a quello che avevamo prima. Per carità, niente è facile, parlare. Però... ecco, diciamo, rispetto alla valutazione che faceva lei, anche lì sono indeciso se farlo, sono indeciso su chi mi debba dire quando lo faccio. Sì. Allora, qualche istante di pubblicità e poi conosceremo un po' più da vicino Giorgia Meloni. Oggi è uscito il libro Io sono Giorgia. Allora, introduciamo questo libro che è uscito oggi ed è già in ristampa con un servizio di Paola Miletic e di Pietro Durante. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
Ci tiene alla sua identità, Giorgia Meloni, alla sua identità e alla sua storia, dove non mancano le ferite. Una madre forte, testarda, coraggiosa, che affronta mille mestieri per mantenere le sue due bambine. Un padre che sceglie invece di sottrarsi, di svanire, prendendo il largo con la sua barca a vela. Una famiglia irregolare, quindi, eppure felice, grazie a nonno Gianni e nonna Maria, a una sorella amatissima e a un quartiere di Roma, la Garbatella, che è un po' un paese dentro la metropoli, dove tutti si conoscono e dove è forte il senso dell'appartenenza. È lì che Giorgia muove giovanissima i primi passi nella politica. A 15 anni bussa al portone blindato della sezione del Fronte della Gioventù, dove troverà una seconda famiglia. Incontra il lungo Marco Marsilio, oggi presidente della Regione Abruzzo, Fabio Rampelli, allora capofila della sezione di Colle Oppio, dove nascerà la Festa Treju, e tanti altri amici veri, oggi dirigenti di Fratelli d'Italia. Quegli anni sono una grande palestra dove imparare tutto, dal volantinaggio alla fissione notturna dei manifesti, come organizzare dibattiti e riunioni e come affrontare le assemblee studentesche. Giorgia si fa le ossa e le servirà, perché scegliere una posizione politica scomoda significa prepararsi agli inevitabili attacchi, farsi trovare sempre ben preparata. Quando si tratta della vita privata, però, è più difficile. Non si aspettava i messaggi d'odio che le sono arrivati quando ha annunciato di aspettare Ginevra. Insulti feroci prima e dopo il parto, ma anche la solidarietà di avversarie come Roberta Pinotti e Laura Boldrini. Giorgia è donna, è giovane, in più è bionda e minuta, ma il suo aspetto non deve trarre in inganno. Lei brucia le tappe, consigliere provinciale a soli 21 anni, a 27 prima donna a capo di un movimento giovanile di destra, a 29 vicepresidente della Camera, ministro più giovane della storia repubblicana, prima donna a guidare un partito e da poco prima donna italiana a capo di una grande famiglia europea, il gruppo dei conservatori e riformisti europei. Per lei la svolta di Fiuggi, il passaggio da Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale, è naturale. Più sofferto l'ingresso di Alleanza Nazionale nel Popolo della Libertà. Ma la scelta più difficile arriva il 21 dicembre 2012, quando la storia della destra italiana all'improvviso prende un'altra direzione. Giorgia Meloni decide di uscire dal Popolo della Libertà per fondare Fratelli d'Italia, un nuovo partito per un'antica tradizione. Dimmi la verità, anche nemmeno tu credevi che Fratelli d'Italia sarebbe cresciuto tanto. No, penso che nessuno... No, bisogna essere... Ma neanche io, cioè, se la dovessimo dire tutta. Noi diciamo, vabbè, è una nicchia, insomma, che sta lì, eccetera. Però trovo che l'aspetto originale, lo dicevo prima la Presidente Emanuele, l'aspetto originale di questo libro è che, diciamo la verità, abbiamo visto un numero incredibile di libri, di leader politici che ci danno la loro ricetta per cambiare il mondo, e poi il mondo non cambia. Questo è il primo libro di un politico che racconta la sua storia, sì, la sua storia personale, la famiglia, il padre, la madre, i zii, i nonni, gli amici, la sezione di... Cioè, è una scelta originale, secondo me funzionerà. Allora, la cosa che ha colpito molto è questa, proprio l'inizio, no? Questa sua famiglia, questa madre amatissima e questo padre assente, per il quale lei non ha mai provato nessun sentimento, diciamo, nemmeno al momento della morte. Beh, quando mio padre è morto io non lo vedevo e non lo sentivo da tantissimi anni, in questo senso non ho provato nulla e ho spiegato perché, insomma, io per tanti anni ho negato che questa cosa avesse avuto un impatto nella mia vita, nella mia formazione, nel modo di essere, no? Mi sono sempre considerato una persona felice, ho appunto cercato di nascondere questo fatto. Poi da grande ci ho fatto un po' i conti e mi sono resa conto che chiaramente queste cose... Ci ha sofferto più da grande che da bambina? E ci ho sofferto per paradosso, cioè nel senso ci ho sofferto quando ho capito, quando mio padre è morto e non mi ha lasciato un'emozione il fatto che fosse morto, quanto evidentemente io avessi dovuto scavare per chiudere questa cosa. E allora io sono una persona che si fa molte domande, non voglio dire si psicanalizza, ma insomma non... Cerco sempre di dare una risposta alle cose che faccio, anche quando faccio delle cose sbagliate, non sono una persona che si giustifica. E ci sono dei tratti del mio carattere che alla fine io ho ricondotto a questo rapporto con mio padre. No? Io ho questo bisogno sempre di accontentare tutti, no? Di essere sempre perfetta, di andare sempre bene, sempre questa... E questo è figlio di un rifiuto, no? Ah, ho letto che quando lei ha compiuto, mi pare 13 anni, suo padre le mandò un telegramma, un messaggio. Sì, un telegramma con scritto buon compleanno Franco. Esattamente, non papà. No. E questo fu un momento, sì, di...
Beh, quando io avevo già deciso a 11 anni non vederlo più, e quando mi arrivò questo telegramma fu una conferma. Però io alla fine ho raccontato queste cose della mia vita anche per provare a spiegare che io sono considerata una persona molto ideologica, non sono una persona ideologica. Molte delle posizioni che io ho, molte delle scelte che ho fatto in politica sono anche e soprattutto, come forse per tanti, figlie delle mie storie personali. Io so che cosa significa, che cosa significhi vivere senza una delle due figure fondamentali che dovrebbero crescere un bambino. Per questo poi magari quando si tratta di parlare dell'adozione, no, mi pongo sempre il problema, perché una cosa sono i casi della vita e non ci puoi fare niente, una cosa è prevedere alcune cose per legge, così come ho raccontato il rapporto con mia figlia e le difficoltà che io da leader politico ho quando mia figlia, o i rimorsi che ho quando mia figlia mi dice, dico, sono tornata oggi da Madrid, mia figlia ha 2 giorni che piange. Non è una cosa facile, eppure io sono una privilegiata nel sistema italiano, e allora non puoi non interrogarti su come facciano le donne oggi in una Italia nella quale molto spesso non ce la fai in una famiglia monoreddito a mettere al mondo dei figli senza dover per questo rinunciare al loro posto di lavoro, alla loro carriera, alla loro vita. Cioè sono storie di vita vissuta che alla fine ti aiutano anche a far capire perché prendi determinate posizioni, perché hai fatto determinate scelte. E poi ho scritto il libro anche per un'altra ragione, lo spiego nell'introduzione. Questo è un mondo in cui i politici cercano sempre di vendersi per qualcosa che non sono. Non ci si riesce. Non puoi bleffare, non puoi mentire, alla lunga le cose vengono fuori. Allora è meglio dirlo chi sei, con i tuoi limiti, con le tue debolezze, con le tue paure, perché siamo esseri umani, non è che ci hanno calato da Marte. E quindi io l'ho raccontati, e l'ho raccontati per raccontarli a me stessa, perché questo non è una biografia, per me è più un diario, per raccontarli a me stessa, perché oggi io, sicuramente Fratelli d'Italia è cresciuta e sicuramente domani potrei riuscire a incidere davvero, arrivare al governo, però ancora non ci sono arrivata. E allora mi voglio dire oggi chi sono, perché così me lo ricordo e se lo ricordano anche gli altri. Che cosa è rimasto in lei del Movimento Sociale Italiano, di Almirante, poi di Alleanza Nazionale, insomma di tutto il percorso? Fino all'uscita. Tanto la stanza. Io attualmente, diciamo, l'ho raccontato nel libro. Attualmente la mia stanza nella sede nazionale del partito, che è a Via della Scrofa 39, è la stanza che fu di Fini, di Almirante. E la prima volta che ci sono entrata, insomma, mi sono resa conto, no, di una storia. Ma le è rimasto qualcosa di quei tempi? Beh, certo che mi è rimasto tanto. È anche un pezzo della mia formazione politica. Io mi sono iscritta al Movimento Sociale Italiano. Era ancora Movimento Sociale Italiano quando mi sono iscritta io, poi abbiamo fatto tutto il percorso che ci ha portato dove siamo, senza guardarci indietro e senza dimenticarci da dove veniamo, perché su questo io sono sempre stata molto precisa, insomma, so esattamente qual è la storia della quale sono figlia, ed è una storia fatta di sacrifici, è una storia fatta di difficoltà, è una storia fatta di persone che sono state per tanti anni nella impossibilità o anche nel rischio di dover difendere le proprie idee, e che però fondamentalmente, per come le ho conosciute io e l'ho raccontato, sono sempre state distanti da come venivano raccontate, come lo siamo noi oggi. Io l'ho conosciuta quella gente, ho conosciuto gente che quando non toccava palla stava lì a occuparsi dei problemi del quartiere, a fare le battaglie per l'esproprio di Villa Chigi, per le comunità giovanili, per i centri anziani, sul territorio, perché la politica è questo, cambiare la vita delle persone. È sempre stata una realtà meno ideologica di quanto di come sia stata raccontata, anche se poi spaccava il capello in quattro sui grandi temi di politica estera, perché siamo anche gente che ha sempre studiato tanto. Oggi si dice la Meloni studia, no? La Meloni studia. Io vengo da una storia dei secchioni, cioè dalle parti nostre sono tutti così, sono tutti secchioni, perché tu ti ritrovi a 16 anni e parlavi, capito, del conflitto israelo-palestinese, che oggi torna, o dell'autodeterminazione dell'Irlanda del Nord, cioè erano le materie che trattavi a 16 anni. Ci ha insegnato ad approfondire sempre. E un'altra cosa mi ha insegnato questo mondo e questo ambiente, che mi rende molto diversa dalla sinistra, a non avere mai paura di leggere nulla. Noi abbiamo letto tutto, abbiamo ascoltato tutta la musica possibile e immaginabile, non abbiamo mai avuto paura di qualcuno che fosse, diciamo, incasellato in un'altra dinamica. Qualche tempo fa io ho citato Bertolt Brecht, no? durante la fiducia a Mario Draghi, la sinistra è insorta, Bertolt Brecht era comunista e chi se ne frega, ha detto una frase che mi piace e io la uso, perché le persone che hanno un'intelligenza fanno questo. Quel mondo
A me ha insegnato questo, perché noi non avevamo i libretti rossi, non avevamo gli intellettuali organici, non avevamo i cantanti organici, noi avevamo la libertà di leggere tutto, di studiare tutto, di approfondire tutto e di prendere il meglio di quello che c'era nella cultura nazionale e internazionale. Io? Ha detto sbagliato. Dove, quando? Ma guardi, non sul piano, diciamo, politico... Non tanto. Sono fiera di tutte le scelte che ho fatto. Cioè, forse l'errore più grosso potrebbe essere entrati in politica, nel senso che sul piano personale, certo, mi ha dato tanto e mi ha tolto tutto. Per cui delle volte dico, ma chi me l'ha fatto fare? Ha imparato a non illudersi dei sondaggi? Io non mi illudo mai dei sondaggi, io temo i sondaggi e lei lo sa. Quando io vedo, quando crescono un punto e mezzo e tutti noi, i parlamentari contenti e le persone mi scrivono e io... Perché io... Insomma, sono una persona che la politica la conosce abbastanza bene da sapere. Cadere nella trinciola. So bene. Sono stata contenta di come il consenso di Fratelli d'Italia negli ultimi anni sia cresciuto sempre un pochino, no? Quindi sempre consenso consapevole. Io ho lavorato su questo quando mi dicevano Giorgia, tu devi semplificare, più slogan, argomenti troppo, la gente non capisce. Io ho sempre pensato che tutto sarebbe tornato alla fine, ma nei suoi tempi. Oggi quando vedo una crescita molto importante, un po'... Allora, chiudiamo con un tema molto caldo di nuovo, purtroppo, l'emergenza sbarchi. Per noi è andato a Lampedusa Fabio D'Alfonso. Come sei arrivato in Libia? Dal Bangladesh sono andato a Dubai, da Dubai a Bengasi e poi a Tripoli, da Tripoli a Zuara e da Zuara a Lampedusa. Quanto hai pagato per arrivare qui? $3,000. L'Italia era il mio sogno e arrivare qui è già un successo. L'ultimo salvataggio ieri pomeriggio da parte del rimorchiatore Asso 30, che ha recuperato 17 migranti subsahariani che si erano rifugiati sopra una piattaforma petrolifera di fronte alle coste libiche. Sì, stava su un'installazione petrolifera alta più di noi, ci sono arrampicati, immaginate, con i jeans. Le gambe e jeans uno sopra l'altro sono arrampicati, nel pomeriggio mi hanno chiamato per recuperarli. La Coast Guard libica, se c'è un po' di mare, non arriva e nel momento in cui loro vengono a bordo io sono costretto a portarli in Italia. Nel fine settimana erano sbarcati più di 2.000 migranti che avevano portato rapidamente al collasso l'hotspot dell'isola. Il mare mosso ha impedito oggi l'attracco delle navi quarantena e delle navi di linea che avrebbero dovuto trasferire altri 800 migranti dall'hotspot dell'isola ai centri di accoglienza in Sicilia. Arrivano dal Pakistan, dal Bangladesh e dalla Siria i migranti arrivati qui a Lampedusa nelle ultime 48 ore. Gli ultimi 400 hanno passato la giornata di ieri sul molo Favaloro. Questa notte sono stati spostati qui nell'hotspot, che è talmente affollato che hanno dovuto trovare accoglienza fuori dai cancelli della struttura. Ieri più di 300 migranti erano stati trasferiti sulle navi quarantena, mentre altri 200 erano stati caricati sulle navi di linea che li ha portati a Porto Empedocle per essere poi trasferiti in serata nei centri d'accoglienza della provincia di Ragusa. Allora, lei per prima sa, onorevole Meloni, che blocco navale non è possibile perché non è legale, è fuori estraneo alla legge del mare. Su questo ho già risposto, e il blocco navale è considerato un atto di guerra. Certo, la proposta di Fratelli d'Italia storicamente è un blocco navale concordato con le autorità libiche, apertura degli hotspot in Africa, con il contributo della comunità internazionale, valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato e distribuzione equa. Perché? Lei sa bene che sono 20 anni che ci proviamo. Beh no, in realtà non ci abbiamo mai provato. Noi abbiamo provato a fare di tutto, soprattutto abbiamo provato a chiedere al resto d'Europa che ci aiutasse a darci altre navi per fare la spola con gli scafisti, che non è una proposta intelligente, oppure abbiamo chiesto che mentre gli altri difendevano i loro confini e noi non difendevamo la nostra parte di confini esterni dell'Unione Europea, poi si distribuissero anche gli immigrati clandestini che noi facevamo entrare, che non è un'altra proposta intelligente. Non abbiamo mai chiesto di fare, per esempio, con la Libia quello che fu fatto con la Turchia.
Lei ricorderà che l'Unione Europea spese 6 miliardi di euro per convincere Erdogan, perché? Perché dalla rotta balcanica, dalla rotta diciamo turca, i migranti che arrivano davano fastidio alla Merkel, e quindi l'Europa ha sborsato, e l'Italia ci ha messo 250 milioni. Dico, ma perché una trattativa non si può fare anche con la Libia per fermare la rotta sud? Perché, direttore, voi avete fatto un servizio... Diamo 6 miliardi alla Libia, l'Europa, e così non se ne parla più. Ma guai, per me se ne può parlare anche domani, e penso che anche loro sarebbero interessati da questa materia. Però, insomma, l'Europa ha gli elementi per una trattativa seria. Però noi non possiamo andare avanti così. Nei primi mesi di quest'anno, rispetto all'anno precedente, gli sbarchi sono triplicati. E come voi avete correttamente raccontato nel servizio, quelli che arrivano da noi non sono profughi. Delle prime 10 nazionalità di sbarcati, gli unici che avrebbero diritto a una protezione a livello internazionale sono i sudanesi e in parte gli eritrei. Prima del Covid mandavamo 4 aerei al mese. Noi dal Bangladesh, questi prendono l'aereo, arrivano in Libia, prendono il barcone gli immigrati, ma degli scafisti, ma ci sembra una cosa intelligente. E noi ci possiamo occupare oggi di queste persone, cioè dei migranti economici, di persone che chiaramente hanno una difficoltà economica? No, lo dico io, guardi, mi assumo responsabile quello che dico, perché noi fra qualche mese avremo milioni di disoccupati. E quindi ci dobbiamo occupare degli italiani. Allora, siamo in chiusura. Osho, guardi un po'. Io non so quando riapriranno i centri commerciali, ma intanto le ho portate avanti, vediamo. Amo, sei contento che possiamo riannare dai cavoli il sabato? Un po' che vi quanto. Ma questo è anche realistico. Stavolta non abbiamo fatto il doppiaggio, va bene, facciamo la prossima volta. È vero. Allora, guardi, io faccio Salvini e lei fa Meloni. Aspetti che non ce l'ho. Ti viene in mente qualche nome a te? Stavo a pensare che era Mourinho, ma quello se ne dai la squadra forte non te ce viene. Grazie a Giorgia Meloni, avremo un futuro. Grazie a voi. Ormai e siamo una coppia. Introduciamo un...